piace gli slime, segretario? Ma non ho giudizi, perché l'ho sentita, è una persona accolta. Lei la accolta. Capisce quello che dice? Sì, è una persona accolta, però poi mi lascia qualche così, non mi lascia granché di strascico. Ma un po' tutti i politici sono così. Quando in campagna tu parli di povertà, parli di queste cose, in campagna elettorale, dette da un politico, devi sempre prendere col significato vero. Cioè, quando tu vai a vedere qualcosa, sei in campagna elettorale, o vuoi vendere qualcosa al popolo o gli vuoi rubare qualcosa al popolo. Conte ti sta piacendo come sta gestendo il movimento? No, è un momento sì, di grande sintonia, perché lo sento più emotivamente coinvolto. Lui proviene da un altro mondo, accademico, diverso dal movimento 5 Stelle, dalla strada del vaffanculo. Trovo bisogno anche un po' di andare in un'altra direzione. Ma cosa dirà domani al presidente Conte, visto che ci sarà un incontro? Vabbè, ci diciamo quelle cose che ci siamo sempre detti, parliamo di idee, di cose, parliamo. Mi indicherà la strada da seguire. No, facciamo. Sei visionario come lei, Conte. Ma no. Riesce a fare comincia a essere meno visionario ma più pratico. Lui, magari essendo avvocato, essendo più colto di me, magari può. Io non ho la dote di organizzatore, di realizzare un metodo. Io posso avere un'idea, magari bella, poi magari irrealizzabile. Quando poi vai a istituzionalizzare un'idea, ti rendi conto che ne perdi il 90% nei corridoi.